Dalla ripresa che stenta ad avviarsi in Italia al rischio di un ulteriore allungamento della durata della disoccupazione, per poi focalizzarsi sul comparto bancario e sulla questione ricapitalizzazione in vista degli stress test. Molti i temi trattati da Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, nelle sue considerazioni finali in occasione dell'Assemblea annuale di Via Nazionale. Ecco un passaggio del suo discorso. Sul finire del 2013, i giudizi sulle condizioni per investire sono divenuti più favorevoli, soprattutto da parte delle aziende più grandi. Nell'industria manifatturiera i piani di spesa prefigurano per l'anno in corso una stabilizzazione, grazie al sostegno della componente dei beni strumentali. Questi primi segnali positivi potranno consolidarsi se migliorerà il contesto in cui si svolge l'attività di impresa. Misure di politica economica che agiscono sia dal lato della domanda sia da quello dell'offerta in un quadro organico e coerente possono sostenere l'attività economica nel breve termine e dare forza al progetto riformatore. Se vasto, incisivo e credibile, quest'ultimo può cambiare il corso delle aspettative, rafforzando la dinamica degli investimenti, dell'occupazione e dei consumi. La risposta alla fase acuta della crisi è stata notevole, ma i risultati hanno sofferto per la frammentarietà degli interventi, per l'incompleta attuazione di molte delle misure introdotte, in alcuni casi per il succedersi di modifiche, talvolta sostanziali, effettuate a breve distanza di tempo.